iniziato l'indagine a far data dal 2004, allo quando questo imprenditore di vari settori, tra cui l'ultimo quello cinematografico, ha ritenuto di dover fare le dichiarazioni all'autorità giudiziaria ed è divenuto testimone di giustizia. Da lì si sono, come dire, sono state avviate le attività di indagine che hanno riguardato sia i riscontri ma anche attività tecniche. Sono stati presi, come dire, sono state utilizzate anche delle intercettazioni che erano confluite in un procedimento penale che aveva riguardato la famiglia De Centi, nel 2009 avevano seguito una misura cautelare, un'operazione soprannominata Mons, e da lì già emergevano questo tipo di rapporti fra il soggetto imprenditore come vittima e la famiglia De Centi. Successivamente è subentrato l'imprenditore per sfuggire a queste pressioni debitorie e si è rivolto a Raciti Franco, che è un esponente noto della Cosca Mazzei, e da lì è subentrata la Cosca Mazzei con una serie di estorsioni e una messa a posto dell'imprenditore.